Benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Terremoto nella sanità trapanese, 10 arresti, 17 indagati, inchiesta su appalti, nomine e concorsi pilotati. Mala movida, c'è paura a Palermo, dove sabato sera in pieno centro c'è stata una mega rissa con colpi di pistola sparati in aria. Il presidente di Vivo Impresa, così non può andare avanti. Non risponde alla magistrato Martina Gentile e non dice a chi portava i pizzini di Messina Denaro a Palermo. Ho sbagliato, ammette, ma per me era come un padre. Troppi i beni confiscati alle cosche di cui non si occupa nessuno. Interviene la Commissione Antimafia regionale dopo l'appuntamento di stamane a Sigonella Inn, caso emblematico di questo incredibile andazzo. Non possiamo vivere di elemosina, Sicina Catania, dei 300 ex dipendenti della Publi Servizi che curano la manutenzione di strade e scuole della provincia. Da 8 mesi le loro buste paga sono dimezzate e ora non hanno più diritto neanche a riunirsi in assemblea. Nuove infrastrutture. Da stamane 4 collegamenti diretti al giorno tra la stazione centrale di Agrigento e l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Calcio Serie B. Palermo si mangia le mani in vantaggio 3-1 in casa della capolista Parma. Si fa raggiungere sul 3-3 nei minuti di recupero. In C il Catania prepara la sfida al Pescara di Coppa Italia. Tennis, grande impresa del Vela Messina che conquista lo scudetto. Nella finale sconfitti in rimonta i campioni uscenti del Sinalunga. Bentrovati, terremoto nella sanità trapanese finisce ai domiciliari. Nell'inchiesta sull'azienda sanitaria provinciale la presidente del Consiglio Comunale di Trapani, Annalisa Bianco. In carcere Gioacchino Oddo, direttore sanitario dell'ASP, e Giuseppa Messina, funzionaria dell'ASP. Sono 10 in tutto gli arresti, 17 gli indagati. Laura Spanò. Addomesticavano e manipolavano procedure di gara, concorsi pubblici e affidamenti di incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie trapanesi in un contesto collusivo e secondo una logica clientelare con la compiacenza di alcuni pubblici ufficiali. La Guardia di Finanza di Trapani ha eseguito 13 misure cautelari, 2 indagati sono finiti in carcere, 8 ai domiciliari, per altri 3 sono state disposte misure interdittive e obblighi di dimora. L'indagine, denominata Aspide, è stata coordinata dai pubblici ministeri Sara Morri e Francesco Urbani, è condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Finanza. Riguarda 17 soggetti indagati per corruzione, induzione indebita a dare utilità, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, truffa ai danni di ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale, rivelazione di segreti di ufficio, favoreggiamento personale e false attestazioni di presenza in servizio. Tra gli illeciti scoperti, la fornitura di attrezzature sanitarie necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 da destinare ai reparti di terapia intensiva a vantaggio sempre di una stessa società fornitrice. È stato scoperto che nelle fasi di valutazioni controllore e controllato erano la stessa persona, e questo dopo che i vertici dell'ASP avrebbero apposta esternalizzato i servizi di valutazione, progettazione, collaudo e predisposizione dei capitolati. Rilevanti profili di illecità anche in ordine all'assunzione di personale dirigente amministrativo presso l'ASP di Trapani. In alcuni casi il testo delle domande d'esame è stato fornito a candidati esterni con indicazioni specifiche sul contenuto. È anche emerso il coinvolgimento di un membro della commissione nella selezione delle buste dei quesiti. Altre irregolarità riguardano la gestione privata delle visite da parte di un medico libero professionista, omissione nella comunicazione della positività al Covid-19 e richieste di prestazioni sessuali in cambio di supporto per il rinnovo della patente di guida. A Palermo c'è paura in via La Lumia, dove sabato sera è andata in scena una mega rissa con colpi di pistola sparati in aria. È una città sempre più violenta. Marco Gullà.
Colpi di pistola in aria nel bel mezzo di una rissa, una serata che doveva trascorrere tra risate, spensieratezza e che invece stava per sfociare in tragedia. Il palcoscenico di questo nuovo episodio vergognoso e di degrado è Palermo. Siamo al centro del capoluogo, via La Lumia, zona di Movida. I residenti lamentano da tempo il caos che si crea nella zona affollata di locali, soprattutto nel weekend, e invitano le autorità cittadine ad affrontare il problema. Incontriamo proprio chi è proprietario di un noto locale in via La Lumia e ci racconta cosa è successo. La dinamica non è chiarissima, ovviamente gli inquirenti stanno analizzando i video, si presume che il tutto avvenga e abbia inizio più o meno a metà tra via Sella e via Mazzini, poi ci si rende conto che la massa, chiaramente impaurita da questi colpi di pistola, viene verso l'incrocio, c'è un fuggi-fuggi tra via Quintino Sella in direzione via Libertà piuttosto che in direzione Borgo, poi si vede questo folle, tra l'altro sembrerebbe proprio, non dico un minorenne ma quasi, che spara un altro colpo di pistola in aria, per fortuna in aria, e poi il video si interrompe. Triste, tristissimo ragazzi, non riusciamo più ad andare avanti in questa maniera. Nonostante quindi la control room e gli appelli alle istituzioni, la mala movida va ormai in scena quasi ogni settimana. Lo sconforto e la paura più grande è quella di vivere con angoscia la nostra attività, di chiudere e trovarci in mezzo a situazioni prima poco piacevoli, oggi drammatiche, perché quello che è avvenuto, ragazzi, è un dramma. Io lo definisco un dramma perché non si può uscire o tentare di fare una passeggiata con la propria famiglia e rischiare di prendersi un colpo di pistola. Siamo alla follia. Gli volevo bene, ma ho capito di avere sbagliato e la missione di Martina Gentile, la giovane postina di Messina Denaro, interrogata oggi dal GIP, la giovane figlia dell'ex amante del boss, non ha risposto alle domande dei magistrati, ma ha voluto fare dichiarazioni spontanee e ha confermato che considerava il boss latitante come un padre. Manlio Viola. Prima si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al GIP, poi ha deciso di rendere dichiarazioni spontanee. È l'insolita scelta difensiva della figlia dell'ex amante del boss Matteo Messina Denaro, Laura Bonafede. Martina Gentile, questo è il nome della ragazza, per Messina Denaro era praticamente una figlia e la giovane ricambiava questo affetto. Per questo sarebbe diventata nel tempo, così come la madre, uno dei suoi postini. La giovanissima figlia della maestra di Campobello, insegnante anche lei, adesso si trova agli arresti domiciliari perché è a sua volta madre di una bambina di 3 anni. È stata ascoltata dal GIP nel commissariato di Mazara del Vallo. Da bambina gli ho voluto bene, ha raccontato la giovane, ma ora ho capito di aver sbagliato. Gli scambi di pizzini avvenivano nello studio di un architetto ed ex assessore comunale che ora è indagato. Durante la latitanza la ragazza avrebbe anche incontrato il boss e in almeno un caso ci sarebbero video riprese a dimostrarlo. Per i pubblici ministeri la giovane avrebbe totalmente aderito alla causa del mafioso e sarebbe anche depositaria di molti suoi segreti. I magistrati che stavano cercando di ricostruire la latitanza del capomafia hanno accertato, almeno secondo le accuse, che la Gentile faceva per conto del patrino viaggi a Palermo. Stanno ora tentando di scoprire se durante le sue missioni nel capoluogo consegnava messaggi ad altri favoreggiatori e a chi. La misura cautelare è stata notificata alla figlia della Bonafede nella sua casa di Pantelleria. La giovane stava facendo una supplenza in una scuola media dell'isola. Troppi beni confiscati di cui non si occupa nessuno. La Commissione Antimafia regionale vuole dare uno scossone al sistema ingolfato dalla burocrazia. Se ne è discusso oggi al Sigonella Inn, un caso emblematico di questa gestione. Lorena Dolci. Un hotel di lusso, 87 camere e piscina, proprio di fronte alla base NATO. Il Sigonella Inn dal 2016 è un albergo confiscato alla mafia. Da 2 anni gli ex dipendenti si sono costituiti in cooperativa per portare avanti il loro progetto. Il presidente è Giuseppe, che tra queste sale è praticamente cresciuto.
Vogliamo gestire il bene per garantirci comunque un futuro anche migliore. Ma da 8 mesi la cooperativa attende inutilmente l'assegnazione del bene da parte dell'Agenzia dei Beni Confiscati, troppo lontana dai territori. 9.735 beni sottratti alla mafia in tutta Italia, di cui la metà si trovano in Sicilia. A Catania sono 729, ma oltre il 95% delle società finisce in liquidazione. Occorre dare uno scossone al sistema della gestione dei beni confiscati. Abbiamo troppi beni che sono a bagnomaria, in una condizione in cui sostanzialmente nessuno se ne occupa. Tra le azioni concrete c'è l'accesso al finanziamento a tasso zero da parte dell'IRFIS. Il rischio è che mentre le società confiscate sono ridotte a pratiche sulla scrivania di qualche burocrate, quelle illegali fanno affari, come dimostrano le recenti inchieste sul racket del Pizzo. L'episodio di Confindustria Catania è un episodio clamoroso. C'è una condizione, diciamo, di adeguamento e di rassegnazione preoccupante. Un sistema che conosce bene la Fincams CGL, il settore che si occupa di terziari e servizi come turismo e commercio e che ha promosso l'iniziativa. Attività confiscate, attività che poi vengono rigestite, rimescolate e ridate, magari senza una concezione naturale di legalità. Un circolo vizioso che può essere interrotto con nuove leggi che premino i progetti concreti e trasparenti. Siamo fantasmi che lavorano. I 300 ex dipendenti della Publi Servizi a Catania lamentano di trovarsi allo sbando con la nuova gestione societaria. Oggi il sit-in alla prefettura dei pochi non in servizio, dopo la riduzione delle buste paga, il versamento di solo acconti, adesso anche la negazione del diritto sindacale all'assemblea. CGIL e CISL minacciano lo sciopero generale. Roberta Lunghi. Oggi noi non abbiamo dei diritti, noi siamo dei fantasmi che comunque vanno a lavorare, non possiamo vivere con questa elemosina. Vincenzo Adamo è un dipendente della società dell'ex provincia di Catania, sorta dalle ceneri del fallimento della Publi Servizi, la Servizi Città Metropolitana. I suoi occhi tradiscono la notte appena passata al lavoro e la disperazione che stanno vivendo i suoi oltre 300 colleghi. Una storia lunga diversi anni di un fallimento doloroso e per molti evitabile, che ha portato all'accettazione, pur di lavorare, di dimezzamento degli stipendi, demansionamento per questi lavoratori che curano la manutenzione di strade provinciali, scuole e custodie dei musei della città metropolitana di Catania. Un progetto nato con l'auspicio di rilancio e progressivo miglioramento, tutto disatteso. Non sono state versate appunto contributi ai lavoratori, gli ultimi contributi versati risalgono al 30 giugno, non sono state pagate neanche le finanziarie, quindi se questa è legalità ditemi voi. Ci avviamo a un cambiamento o se no praticamente avremmo dietro l'angolo nuovamente la vecchia Publi Servizi e noi non ce lo possiamo permettere. Sono senza divise questi dipendenti in attesa di essere ricevuti in prefettura da una parte perché le nuove divise proprio non le hanno e dall'altra per uno stop da parte del presidente della società. Il presidente dice che fondamentalmente non per motivi di organizzazione lavorativa, per motivi di prassi burocratica, di tempistica, non c'erano i presupposti per fare questa assemblea e questo sit-in. Quindi è un diritto sindacale al momento negato, mettiamola così. In questo momento è negato, secondo noi praticamente tutto ciò era fattibile. Dopo l'ennesimo tavolo tecnico di raffreddamento in azienda, che non ha sortito nulla di buono, le speranze sono affidate oggi alla prefettura. Diversamente sarà sciopero. Non so se sarà a oltranza, perché fondamentalmente siamo praticamente veramente disperati, siamo stanchi. Nuove infrastrutture in Sicilia, 4 collegamenti diretti giornalieri tra la stazione centrale di Agrigento e l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La cerimonia di inaugurazione c'è stata questa mattina, una nuova tratta che consentirà di raggiungere Punta Raisi in poco più di 2 ore. Davide Sardo. In attesa di strade sicure del più volte favoleggiato aeroporto, da Trenitalia arriva un impegno per la capitale della cultura italiana 2025. Il gruppo Ferrovie dello Stato infatti ha annunciato la Winter Experience 2023 con alcune novità che riguarderanno anche la provincia di Agrigento. Questa mattina sono stati inaugurati 4 nuovi collegamenti diretti fra Agrigento e Palermo Aeroporto e per qualche turista ha rappresentato una gradevole novità. Con grande gioia ho scoperto che
c'è questo nuovo servizio e approfitto, lo prendo volentieri. Speriamo che vada in orario come tutti i treni italiani. Tempo di percorrenza 2 ore e 33 minuti, costo del biglietto 15 euro e 30 centesimi. Il primo lo ha staccato il sindaco di Agrigento, Franco Miciche. Ho comprato il primo biglietto perché proprio coincidenza mio figlio questa mattina deve raggiungere l'aeroporto di Punta Raisi perché alle 14.30 è l'aereo per Roma. Presente alla cerimonia di inaugurazione anche il direttore business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia Maria Annunziata Giaconia ed il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani. Tutti coloro i quali dall'anno prossimo in poi, sotto il profilo massiccio dell'avvio turistico, potranno raggiungere, arrivando a Palermo, Punta Raisi, la nostra città di Agrigento, capitale della cultura. E oltre a questi collegamenti diretti Agrigento-Palermo ci sono i collegamenti diretti Cefalù per l'aeroporto, collegare non solo la Sicilia ma collegare la Sicilia all'Italia. Inoltre è stato confermato il collegamento intermodale treno più bus per raggiungere la Valle dei Templi dalla stazione centrale di Agrigento, lanciato la scorsa primavera e nato dalla collaborazione tra Trenitalia e Trasporti Urbani Agrigento. Oltre 1200 capi di abbigliamento con il marchio contraffatto sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania, come vedete, durante due distinte operazioni tra il capoluogo etneo e la vicina Mister Bianco. A Catania i militari, dopo la denuncia di un operatore commerciale, hanno sequestrato 78 capi di abbigliamento in un noto negozio del centro. La distribuzione della merce avveniva tramite un commerciante all'ingrosso cinese, al quale sono stati sequestrati oltre 1200 articoli di abbigliamento e accessori contraffatti fra felpe, jeans, tute, berretti e marsupi. I due titolari delle imprese commerciali sono stati denunciati. Passiamo una breve pausa, tra poco per il calcio, la delusione del Palermo raggiunto nell'ultimo istante dalla Parma e l'attesa del Catania per la sfida di Coppa Italia con il Pescara. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Deluso e arrabbiato il Palermo dopo il pareggio al Tardini 3-3, ma i rosanero hanno sprecato una ghiotta occasione per portare a casa i tre punti. Vediamo. Un 3-3 pirotecnico, emozionante, ma che lascia un grosso amaro in bocca al Palermo. Al Tardini, tra il Parma e il rosanero, finisce in parità, ma il Palermo ad avere grandissimi rimpianti perché per due volte si è ritrovato in doppio vantaggio e non ha portato a casa una vittoria che al minuto 91 sembrava archiviata. E invece no, il Parma ha trovato due gol nel recupero, conquistando un pari insperato. Ma andiamo per ordine, Brunori sblocca subito il match con questa perla, un gol meraviglioso. Il Parma attacca, ma è il Palermo ad essere pericoloso. Così su assist di Di Mariano arriva la seconda perla di Brunori, tira giro e palla in rete, 0-2. I tifosi rosanero in oltre 2000 sugli spalti non credono nei loro occhi. Il Parma continua ad attaccare, i rosa reggono fino ad inizio di presa quando i ducali accorciano con Estevez. La partita è bella, il Palermo minuto dopo minuto accarezza il sogno dell'impresa. Segre all'85esimo sembra chiudere la contesa con questo gol, è 3-1 Palermo, ma non è finita. Mihaila al 91 accorcia ancora e poi al 95esimo Carpentier di testa beffa l'incerto Pigliacelli, 3-3. Importante ritrovare il nostro spirito che ci ha contraddistinto nella parte iniziale del campionato. La squadra ha lavorato con grande intensità, con grande coesione, e questo l'applauso che ha dedicato i 2000 sostenitori che sono venuti oggi qui a Parma è fondamentale e ci dà quella forza di affrontare purtroppo questo pareggio arrivato l'ultimo secondo di gara, ma attraverso una prestazione contro forse la squadra più forte e più in forma del campionato, e averlo fatto è stato per noi importante, col grande rammarico oggi di andare a casa con un solo punto. Palermo che tornerà in campo sabato per affrontare il Pisa al Barbera. Grazie a Marco Gullà, adesso parliamo del Catania che si lecca le ferite dopo il derby perso con il Messina e nel frattempo prepara la partita di Coppa Italia con il Pescara. Marco Carli.
La scadenza del 23 dicembre fissata da Lucarelli si avvicina. Bisogna arrivarci al meglio possibile. Certamente il Catania visto con il Messina non induce all'ottimismo. Anzi, l'ambiente sta tornando di nuovo elettrico come ai tempi di Tabiani, perché la stagione è caratterizzata da molti errori che hanno radici lontane, perché degli errori nelle scelte degli uomini sono stati fatti anche dal nuovo tecnico a Messina, perché la situazione di Sarao convocato e poi fermato non è stata gestita bene, perché il gruppo ha dimostrato una volta di più i suoi limiti nella capacità di mettere cuore e grinta nel corso della partita, cosa che non è mancata ai giallorossi di Modica. Partita sentita, guerra, sai, ci sono partite che vanno giocate poco e vanno vinte di esperienza, di mentalità, ecco. L'augurio è che le scelte e certe, per dirla con Lucarelli, anticipazioni di turnover possano premiare con il Pescara di Zeman mercoledì in Coppa Italia. La gara secca al Massimino è da sfruttare anche se gli abruzzesi sono una buona squadra. Beters pronta a rientrare, così come Rocca, molto difficile invece la presenza di Di Carmine. La Coppa Italia però rappresenta un obiettivo, una scorciatoia per i playoff e un'occasione per molti giocatori di dimostrare di essere da Catania. Un'occasione che al Franco Scoglio non è stata per nulla sfruttata. Per la prima volta il tricolore del tennis arriva in Sicilia. Il circolo del tennis della Vela di Messina si è laureato campione d'Italia nella finale di Torino. Nell'anno dell'esplosione del fenomeno Sinner e della Coppa Davis vinta dall'Italia dopo 47 anni, il circolo del tennis Vela Messina porta per la prima volta il tricolore del tennis in Sicilia. Al terzo tentativo la formazione messinese tricolore, battendo i campioni in carica del tennis club Sinalunga sui campi veloci del circolo della Stampa di Torino, in una finale entusiasmante arrivata al doppio di spareggio. Il volto felice è quello dei fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, messinesi cresciuti proprio al circolo del tennis che si affaccia sullo stretto, che hanno dato il punto decisivo per la felicità del presidente Antonio Barbera. Oggi penso che nessuno avrebbe scritto una sceneggiatura più bella di questa, per trionfare e per diventare per la prima volta campione d'Italia. Fantastico, due ragazzi di Messina. Una vittoria costruita in rimonta dopo 10 ore di dura battaglia, quella della squadra capitanata da Ciccio Caputo, con i toscani avanti 3-1 e l'ultimo match, quello del pareggio, terminato 10-2 al match tiebreak. Il doppio di spareggio, quindi, che era già stato fatale nel 2019 contro Selva Altavigevano, stavolta ha sorriso 6-4, 7-6 ai messinesi, con una festa tricolore, partita sulle tribune di Torino, ma destinata a prolungarsi all'arrivo in città del gruppo Velino. Sì, è vero, tutte le metropoli hanno più o meno gli stessi problemi, trasporti, traffico, sporcizia e soprattutto lavoro, abbiamo visto poco fa in prefettura a Catania. E poi c'è questo grande tormento delle movide, condite con alcol, droghe, baby gang, con la pericolosa deriva di aggressioni, risse e addirittura ultimamente anche colpi di pistola. Però non è vero che siamo tutti allo stesso punto e che è difficile se non impossibile intervenire. A Catania, ad esempio, qualcosa si sta facendo, forse più di qualcosa. Pattuglie interforze, presidi fissi, controlli, sequestri, contravvenzioni. A Palermo no. Spiace dirlo, ma sono settimane, se non mesi, che raccontiamo delle violenze puntualmente ripetute a Sferracavallo, a Ballarò e ora anche in pieno centro. Avete sentito poco fa l'esponente di Vivo Impresa. Ma perché mai tutto questo? L'impressione nostra è che la politica a Palermo, invece di reclamare e imporsi per avere i necessari interventi che garantiscano la sicurezza, abbia altro a cui pensare. Rimpassi di giunta, complicati nuovi assetti da varare nell'amministrazione, che evidentemente richiedono concentrazione, impegni in differenti direzioni. E il risultato più evidente l'abbiamo visto sabato notte. Ci auguriamo che questa fase, diciamo, rivolta altrove si sia conclusa e che anche a Palermo siano maturi i tempi per richiedere da parte della politica i necessari interventi preventivi e repressivi per chi alla fine vuole godersi in pace una serata, senza farla più complicata del dovuto. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.